pallone che viene battuto da Manchester United. Attenzione a Biryukov che prova ad arrivarci, poi inciampa ancora Yatsenko, Biryukov! Poi è Whiteley che controlla. Pallone per buon numero da parte di Chubenko. Ancora Biryukov che non aggancia, dall'altra parte prova in qualche modo ad arrivare. Ancora un giocatore Krasnaya, attenzione Biryukov e poi la parata qui da parte di Forshaw che si fa perdonare dopo aver passato tra l'altro alla stessa maglia di quelli del Krasnodar. Forse è per questo che gli ha passato il pallone a Biryukov. Attenzione a Stomisin. Si ferma il numero 5. Ancora un tentativo da parte dello United. Palla rubata da Chubenko. Deve intervenire Jones. Poi il pallone dietro di Tretiakov al portiere Sheremet. Ancora pallone buono per Posmashny, l'autore del gol contro la Juve. Nuovamente il pallone dietro ancora gestito da quelli del Krasnodar con questo scontro tra Nehal e numero 11 Yatsenko. Alla fine la rimessa laterale è per il Krasnodar. Il tentativo ancora molto buono da parte di Biryukov. Poi Chubenko, pallone che rimane lì. Posmashny si oppone benissimo a Forshaw. Ancora un pallone avanti da parte di Ruben Butt Glowacki, il capitano. Posmashny tiene palla molto bene, la dà Chubenko, attaccato da Butt, scarica su Tretiakov, poi Yatsenko dentro per Biryukov, si gira benissimo Biryukov, è un gran bel gol quello di Biryukov che al quarto minuto sblocca. Biryukov, il suo secondo gol in questo torneo. Sblocca lui il risultato. Ancora bene il Krasnodar, pallone per Yatsenko che viene anticipato da Will Jones. Ancora un'occasione per Tretiakov che allarga per Yatsenko, poi Chubenko attaccato da Whiteley riesce a scaricare il pallone per Glowacki. Poi Posmashny con un buon gioco di gambe, poi ancora Glowacki. Chubenko lascia passare Tretiakov. Fa anche particolarmente caldo oggi tra l'altro, visto che ieri invece c'era un po' più di aria, oggi situazione un po' meno gradevole qui al Chiggiato di Caorle. Vi ricordo che nel pomeriggio tutti i bambini andranno in gita a Venezia a vedere una delle città più belle, più uniche del mondo, mentre questa è l'ultima partita in contemporanea. Dall'altra parte si sta giocando Paris Saint-Germain-Juve, ancora fermo sullo 0-0 il risultato. Intanto Posmashny prova ad andare via e ci riesce il numero 14 Edward Perry che poi lo ferma. Appuntamento dunque intorno alle 2:15, 2:30 per la gita a Venezia e poi domani invece per
quelle che saranno le partite decisive, compresa la finale, ma non solo, anche quella terzo, quarto posto, quinto, sesto, settimo, ottavo, mentre appunto abbiamo parlato di un mini gironcino per decidere la posizione dal nono all'undicesimo, al dodicesimo. Attenzione ancora Atwood Perry, mentre qui il Krasno andare avanti 1-0, anche la Juve è passata in vantaggio 1-0. E prova qui Whitley a calciare, pallone che termina però alto sopra la traversa, eccolo qua, ancora il tentativo da parte di Ethan Whitley che colpisce la parte alta della traversa. C'è un cambio come al solito, tanti cambi per il Krasnodar con l'ingresso in campo di Golubkov. Adesso è Glovatsky che tocca il pallone per Ashton Missin, vuole il pareggio lo United, qui viene fermato Missin, però attenzione alla ripartenza con Gert che si ferma, poi Golubkov fermato da Jones, poi Whitley può cominciare ad andare dall'altra parte, qui lo United, ancora Whitley tiene bene il pallone, però poi si è ricomposta già la difesa del Krasnodar. 1-2 riuscito, Missin, attenzione, area di rigore, palla dentro, non ci arriva But. E allora sarà rimessa laterale per il Manchester United col pallone deviato proprio sul più bello per But, Ruben But. È entrato anche Kasparian per il Krasnodar, Vladimir Kasparian che ora recupera un buon pallone, attenzione la velocità di Golubkov, tutto mancino, riesce a far andare sull'esterno Posmashny, può andare ancora il numero 23, in qualche modo vince un rimpallo, alla fine arriva l'enorme Will Jones a fermarlo. Krasnodar che tiene però il possesso del pallone con il capitano Glovatsky, Gert, ancora Glovatsky, su di lui Ashton Missing, centralmente Golubkov che non ha un buon controllo, allora viene fermato in due tempi, poi Whitley, 1-2 riuscito, Whitley si dimentica del pallone, allora Gert. Golubkov va a calciare, niente male. Col sinistro Golubkov, pallone non distante dal palo alla destra del portiere Forshaw, Lewis Forshaw, nato il 28 giugno del 2006, tra poco il suo compleanno tra l'altro, oggi è il 24. Ancora Missing, pallone per Jones, Atwood Perry lo perde, allora Jones gli dà una mano. Ancora Glovatsky, dentro per Posmashny, attenzione Golubkov fermato da Whitley, poi è Mohamed Nehal che tiene palla, serve Whitley. Fermato, attenzione Posmashny, Whitley è molto più alto di lui, arriva prima sul pallone. Poi Gert, lotta con Missin, alla fine la meglio Posmashny, forse un fallo, non secondo l'arbitro, Nehal esce, lui palla al piede. Il tentativo di Missin che anticipa Sheremet, poi bravissimo ad arrivare sul pallone in presa alta. Si ricomincia allora da destra. Con il pallone gestito dalla squadra russa. Ancora Vladimir Kasparian.
Siamo al decimo minuto. Il pallone gestito ancora da Posmashny, che prova a sorprendere Forshaw sul suo palo. È bravissimo Etut Perry a fermarlo. Sarà calcio d'angolo però per il Krasnodar, che rimane in vantaggio 1-0. Adesso Golubkov, il pallone ce l'ha sul destro che non è il suo piede, alla fine riesce comunque a calciare, deviato in due circostanze. Sarà rimessa laterale comunque per il Krasnodar. Ancora Glowacki, Posmashny che l'1-2 lo chiude con Aston Mishin, che però è bravissimo poi a fermare tutti con la suola. Va via anche al pressing di Golubkov. Whiteley di fisico cerca di far andare Edward Parky sulla destra e ci riesce. Attenzione al numero 14 che vuole la sterzata e trova però il calcio di punizione. E allora calcio di punizione con Atwood Perry, pallone sul secondo palo per Jones che calcia, Sheremet attento. Ancora un tentativo da parte di Glowacki. Pasmashny in gran numero, gioco di gambe su Whiteley che si fa ingannare, poi butt in qualche modo Gert con un fallo però secondo l'arbitro. Ecco qua, guarda qua, Pasmashny, finta di corpo, palla sotto le gambe e Whiteley che sta a guardare. Jones servito da Forshaw, il proprio portiere, poi dentro ancora per Whiteley anticipato da Gert. Poi Kasparian, Whiteley è molto bravo nella diagonale in mezzo al campo, bravo anche Nehal a coprire il pallone e poi a servire. Butt, Missin, se ne va Missin, non al secondo avversario però. E allora Kasparian, dall'altra parte c'è Posmashny, lo vede, attenzione, Posmashny si allunga troppo il pallone e Jones salva lo United. Atwood Perry ancora per Ashton Missin. Ashton Missin, ma tra l'altro tutto lo United gioca con le magliette a maniche lunghe, non capisco peraltro perché, ma forse non ci sono quelle maniche corte, comunque staranno morendo di caldo, questa è la realtà. Intanto Posmashny riesce ad allontanare. Eccolo, Will Jones, altissimo, pallone largo per Nehal, chiede l'1-2 a Missin, Nehal torna su questo pallone. Whiteley da lì potrebbe calciare, Whiteley ancora lui, si sposta il pallone sul destro, un po' lento nell'esecuzione, alla fine chiude il Krasnodar che può anche ripartire. Attenzione, la velocità di Golubkov, guardate le sue finte, alla fine Jones ci casca, commette fallo, bellissimo ancora una volta la giocata di Golubkov, anche questa da rivedere. Eccola qua, guardate le finte di corpo, uno, due ancora e poi hop, va via così. Lo stand Jones, davvero carino, davvero bravo in questo caso Posmashny e anche Golubkov, li abbiamo visti tutti e due con i loro giochi di gambe, essendo brevi linee hanno sicuramente facilità contro Whiteley o Jones che sono molto alti. Chubenko prova la battuta direttamente su calcio di punizione, trova però invece la deviazione proprio di Whiteley. Tretiakov dalla distanza, pallone buono adesso per Kasparian, attenzione palla dentro, provata ad arrivarci Biryukov,
Zubenko ferma tutto e trova ancora Kasparian. Col destro Kasparian, sarà liberato bene, viene deviato però. E allora ancora Kasparian. Pallone largo a destra, dove c'è questo tentativo da parte del numero 4, mi pare, Petrov. Ci prova qui il... Ne è entrato il numero 10, lei sì. Attenzione. Palla dentro, Biryukov prova ad arrivarci, Jones mantiene la posizione e recupera il pallone, lei sì. Intanto ha segnato la Juve, ha segnato Filippo Grosso contro il Paris Saint-Germain, insomma un altro Grosso che segna contro i francesi dopo il rigore decisivo di Fabio Grosso nel Mondiale del 2006. Arriva il 2-0 di Filippo Grosso contro il Paris Saint-Germain. Intanto rimane giù Kasparian, ma Wedley gioca. Gioca ma sbaglia, allora recupera il pallone sulla destra ancora il Krasnodar. Glovatsky, Chubenko riesce ad aprire per Kasparian. Palla dentro verso Biryukov, viene deviata. Allora ancora però il possesso per il Krasnodar. Si va a destra. Adesso entra in campo anche il giovanissimo Twaits, il più giovane di tutti, 20 dicembre 2007. Il più giovane del torneo sicuramente. Il cross con Nehal che respinge. Poi Chubenko che recupera. Ancora Kasparian, Chubenko, anzi Glovatsky. Pallone per Biryukov, poi Chubenko non riesce a controllare, allora Nehal, X, lei si controlla, un pallone difficile, lo pressa Biryukov con un fallo secondo l'arbitro che era lì. I due numeri 10 a confronto con il fallo da parte di Biryukov. E allora Lacy per Jones quando mancano 2 minuti alla fine di questo primo tempo. Ancora Lacy, avanti il Krasnodar 1-0 grazie a Biryukov che adesso va a pressare Jones. Tocca all'indietro è per Forshaw che sbaglia però il rinvio, allora può approfittarne Kasparian, pallonetto su Nehal, gioco di gambe, suola e sinistro ancora per Kasparian, grande tecnica del numero 17, sempre lui che tiene palla, alla fine va a infilarsi in una situazione difficile, la sbroglia Biryukov che poi cede dietro a Glovatsky, ancora Kasparian, fa girare all'indietro per Tretiakov, subito pressato Glovatsky verso Sheremet, ancora Tretiakov, ha risolto una situazione difficile il Krasnodar che adesso prova a tornare avanti con, guardate la partenza da parte di Kasparian, il gran lancio, Kasparian non riesce ad arrivare pulito alla conclusione, buono il controllo di tacco, poi si allunga un po', Nehal era in chiusura su di lui. Ecco qui, hop, col tacco, sembrava Cassano contro l'Inter quando giocava ancora al Bari, poi però Cassano in quell'occasione segnò. Qui invece Kasparian il gol non lo fa perché non arriva in maniera equilibrata, in equilibrio soprattutto appunto sul pallone. Kasparian, un'altra chance però per lui, pallone dentro con Biryukov che nel controllo si fa anticipare poi da Jones. E allora attenzione a Gix, Twaits. Ancora un recupero palla su Morrison da parte di Biryukov che va come un trattore a cercare di prendere palla a tutti. Qui Twaits la perde in maniera piuttosto semplice anche sull'attacco di Chubenko. Ancora
Tentativo da parte di Biryukov sulla destra, vuole un pallone al centro, lo trova e qui Lacy con mestiere, con una spintarella riesce a riprendersi palla. Glovatsky, Kasparian, prova addirittura col destro Kasparian, viene deviato e smorzato. Ecco qui Chubenko e Lacy a contatto, ma insomma... che Chubenko vada giù così sull'attacco di Lacy mi sembra un po' difficile vista la fisicità. Finisce primo tempo, avanti comunque il Krasnodar 1-0, il gol di Biryukov. Tra poco. E allora si ricomincia nel secondo tempo la partita tra Krasnodar e Manchester United, avanti i russi 1-0, il gol di Biryukov al quarto minuto. E poi Krasnodar che ha saputo comunque gestire il risultato. Ora Giggs, attenzione, lei sì col sinistro. Buona la conclusione da parte del piccolo numero 10 dello United. Pallone fuori, vicino al pareggio. Forse la prima grande chance dello United in questa partita. Ancora Chubenko per Glovatsky. Pallone in avanti dove cerca di arrivare Posmashny. Poi Twaits. Abbiamo detto di lui essere il più giovane calciatore di questo torneo. Lei sì, pallone deviato, facile per Sheremet. Ora è Tretiakov a cercare Biryukov, buona la sponda di testa, Yatsenko può calciare e poi c'è la parata di Forshaw, ancora Posmashny, grande occasione qui per Yatsenko. Eccola qua, bravissimo Forshaw a evitare il 2-0 del Krasnodar. Dalla bandierina ancora la squadra russa, palla dentro, svetta Jones. Ancora il tentativo con Forshaw, prepara, poi gestisce nuovamente il possesso il Krasnodar. Dalla distanza Forshaw devia. Tra l'altro Forshaw ha del colore della maglia uguale a quelli del Krasnodar, per cui sembrano in 8 quelli del Krasnodar e in 6 quelli del Manchester United. E allora ancora angolo, parte il cross, Jones prolunga e altro corner dall'altra parte. Però calcio d'angolo per Yatsenko. Yatsenko che ha avuto la chance del 2-0, adesso va dalla bandierina, palla dentro, Chubenko non controlla, ripartenza tentata da Giggs, il cui padre era il re delle ripartenze. Palla dentro ancora con Jones che chiude. Ecco qua l'occasione adesso per Giggs, buono il controllo, poi Twaits cerca ancora Giggs, pallone che passa, Morrison non può arrivare, c'è la chiusura del Krasnodar, forse con un braccio qui Biryukov, poi ci prova addirittura anche con il tacco, alla fine Lacy. Si guadagna una rimessa laterale. Biryukov ancora. Tentativo da parte di Jones, dietro per Forshaw. In avanti, ancora pallone gestito da Biryukov in qualche modo, poi Glovatsky. Adesso centralmente Chubenko, subisce il fallo di Lacy.
E allora Glowacki, intanto inquadrate anche le panchine. Tretiakov, Morrison, Lazy può ricominciare l'azione dello United. Ora Thwaites verso Giggs, arriva Sheremet. Zachary Giggs, Zach Giggs, anzi come preferisce essere chiamato. E allora, quinto minuto di questo secondo tempo, resiste il vantaggio del Krasnodar che ora ci prova con Biryukov, poi Lazy fermato da Yatsenko, ancora Chubenko verso il portiere Forshaw. Tanto inquadrature in tribuna, i genitori, attenzione, ancora un tentativo con Lazy che riesce in extremis a evitare il tiro di Chubenko, tiro che arriva ma è morbido per la presa di Forshaw. Morrison in mezzo, Lazy si fa vedere, Thwaites e riceve il numero 7 anticipato molto bene da Tretiakov che evita anche la rimessa laterale. Ancora Lazy, ancora Thwaites che non aggancia, poteva essere una buona chance questa. Ora Chubenko, Yatsenko, va via Morrison sul che rimane fermo sui suoi passi, poi Jones anticipa bene Biryukov. Morrison, Lazy, sbaglia tutto, allora Yatsenko, potrebbe mettere al centro Yatsenko, vuole andare via anche a Jones, poi arriva Biryukov a dare una mano, ancora Yatsenko, dietro il pallone Chubenko, Posmashny, Chubenko anticipato da Lazy, riparte veloce Giggs, attenzione Giggs solo contro tutti. Conquistata la palla da Biryukov, che ha qualcosa da dire a Yatsenko. Ancora un tentativo però con il pallone che si trascina fuori. Posmashny, Lazy, Morrison. Ora Lazy, dietro l'errore, allora prova a intervenire Biryukov, Jones, meglio di lui. Lazy ancora. Yatsenko. Tretiakov. Glowacki. Poi il pallone largo per il tentativo al centro, attenzione Yatsenko, Yatsenko vorrebbe calciare, poi si affida a Biryukov che calcia contro Morrison, ancora Yatsenko fermato dallo stesso Morrison, può ricominciare per lo United, sbaglia però il passaggio, troppo centrale, allora attenzione a Posmashny, è un gol bellissimo, quello del 2-0, Posmashny segna il gol del 2-0 al nono minuto del secondo tempo. Posmashny ha due gol anche lui in questo torneo. Ecco qui, guarda qui come calcia Posmashny, davvero bravo, il numero 23 che dunque ha due gol in questo torneo, esattamente come Biryukov, sono gli unici due a aver segnato per il Krasnodar. E adesso insomma Krasnodar che dopo aver battuto 1-0 la Juve batte 2-0 anche, sta battendo 2-0 anche lo United e insomma potrebbe chiudere davvero benissimo questo suo torneo, magari al nono posto, gli mancherà da sfidare il Paris Saint Germain nella giornata di domani. Juve che in questo momento è avanti però 2-0 proprio sul Paris Saint Germain e quindi torna in corsa
per non aggiudicarsi l'ultima posizione dovrà cercare di battere lo United nell'ultima partita, mi sembra cosa anche abbastanza abbordabile per la Juve. United che insomma ha dimostrato, attenzione intanto al tentativo col pallone a lato, ancora Posmashny. Ecco qui, rientra sul destro, poi calcia sul primo palo fuori di un soffio. Ancora un tentativo da parte del Krasnodar con Čubenko. Kasparian, nuovamente Čubenko, potrebbe calciare, va di suola, calcia adesso, Kasparian si mette davanti. Area di rigore, bravo Lacy, portargli via palla. Pallone per Tretiakov, ancora Glovatsky, Tretiakov, duettano i due. Glovatsky, anzi Tretiakov si prende anche un calcione da Whitley. Prova ad andare via sulla sinistra e ci riesce ancora il Krasnodar, alla fine interviene bene con il numero 9 Cole Sims. E poi però è il Krasnodar che recupera nuovamente palla. Lacy, Whitley è tutto da solo, prova a calciare dalla lunghissima distanza, nessun problema per Sheremet. Adesso Sheremet che ricomincia da Glovatsky, Čubenko, ancora Tretiakov. Va con calma ora il Krasnodar, Kasparian attende palla, ecco che riceve Kasparian. Čubenko, largo a sinistra il pallone dove c'è Gert. Čubenko ancora, poi Lacy recupera palla. Whitley, attenzione che dall'altra parte c'è Morrison, potrebbe servirlo, Whitley va da solo, spara col destro. Arriva la deviazione di Glovatsky, mentre adesso in campo Ashton Missin, esce Lacy. Pallone allontanato da Čubenko. Allora, piccolo cooling break, ci si ferma un attimo per poter bere un po' d'acqua, per riposarsi un po'. Fa molto caldo, ormai sono le 12.44, quasi l'una, io vi ricordo che nel pomeriggio intorno alle 2:15 ci sarà la gita a Venezia, quindi tutti i bambini che parteciperanno, a bambini e loro famiglie, parteciperanno a questa gita pomeridiana. Domani invece si giocheranno tutte le finali. Ecco qui i gol riproposti dalla nostra regia con il vantaggio di Biryukov, gran bella giocata del numero 10 del Krasnodar, altrettanto bello il gol anche di Posmashny, invece il gol del 2-0, questa è ancora invece una riproposizione del gol di Biryukov, che è bravissimo a coprire il pallone, ad andare via Will Jones, poi Posmashny, guardate che bella azione, dà uno sguardo alla porta, calcia così, pazzesco il gol di Posmashny, e 2-0 dunque per il Krasnodar. Nulla da fare per lo United fin qui, non ha avuto grosse chance per andare a riaprire la partita, e adesso cooling break. In attesa di chiudere la partita, e allora si ricomincia, ecco gli arbitri che arrivano in campo dunque per questi ultimi 8 minuti.
questo è il, ovviamente vi ricordo che si gioca il mini girone per decidere le posizioni dalla nona alla dodicesima, con la vittoria ieri del Paris Saint-Germain sullo United e quella del Krasnodar sulla Juve. Oggi la Juve sta avendo la meglio sul Paris Saint-Germain in questo momento, mentre il Krasnodar è 2-0 avanti sullo United, quindi poi faremo anche dei conti per quanto riguarda la situazione. Di sicuro al momento al dodicesimo posto c'è lo United con 0 punti, poi la Juve a 3 insieme al PSG, a 6 il Krasnodar e domani la partita decisiva sarà per la Juve contro il Manchester United e per il Paris Saint-Germain contro il Krasnodar. Vedremo insomma se la Juve vincendo riuscirà magari ad arrivare al decimo posto in questo torneo. Intanto il pallone di Jones che si abbassa ma troppo tardi e allora finisce direttamente sul fondo. Ancora Krasnodar allora che gestisce il possesso del pallone. Forshaw con calma per Jones, gli rende il pallone non semplice, allora Forshaw va al rinvio. Ma non si può. E allora Ciubenko, attaccato da Missing. Morrison, Whitley, ancora lui, va con il destro, viene deviato, Sheremet, impresa bassa senza alcun problema. E allora Kasparian ricomincia per il Krasnodar. Jones, largo per Morrison. Il pallone dentro, Sheremet. Ormai mancano 5 minuti alla fine, resiste il doppio vantaggio del Krasnodar, 2-0. Kasparian, attenzione, può andare, area di rigore, Kasparian qui calcia, forse avrebbe potuto passarla, ha scelto invece per la soluzione personale. E allora entra Biryukov, esce proprio Kasparian. Esce anche Golubkov. Ora è Whitley. Pallone per Nehal, ancora Whitley. Dentro il tentativo fermato da Ciubenko. Attenzione a Biryukov che può ripartire, vuole andare in velocità su Jones. Jones lo ferma, si guadagna anche una buona rimessa laterale. Ancora Whitley, chiedo scusa, il pallone poi gestito ancora dal Krasnodar però sulla sinistra. Nehal, uno dei migliori dei suoi, ferma Gert. Ancora Yatsenko in vantaggio su Morrison, Sheremet.
può prolungare, colpo di testa in appoggio di Biryukov, poi ancora Yatsenko, se ne va sulla destra, Yatsenko può mettere dentro, in realtà diventa un tiro, un diagonale insidioso, vicinissimo al 3-0 qui il Krasnodar con Yatsenko, la sua bella azione. Tanto dentro poi Smashny, fuori Gert. Chubenko, Biryukov, Whitley si ferma, poi trova un buon pallone per Thwaites, ancora Whitley verso Thwaites, l'errore del numero 6 dello United. Ancora la copertura del pallone da parte di Jones, gliela ruba Biryukov, ma l'arbitro dice che era già uscita. Mancano ormai 2 minuti e resiste il 2-0 del Krasnodar, vi ricordo i gol di Biryukov e Posmashny. Adesso il pallone direttamente tra le braccia di Forshaw, che può ricominciare centralmente da Missin, pressato da Biryukov, riesce a non perdere il pallone. Ancora Missin, se ne va da solo il numero 5, Whitley. Prova ad aprire su Missin. Fa vedere Morrison, eccolo servito, tutto mancino il numero 3. Pensa al cross che arriva adesso, poi è Chubenko che allontana, Thwaites prova a calciare, svirgola il pallone, allora Biryukov. Tiene palla, spinto da Whitley. Tanto 3-1 Juve Paris Saint Germain. E allora Glowacki per questo calcio di punizione. Pallone adesso gestito da Posmashny che prova a rientrare, ha capito tutto Nehal, poi Thwaites, perde palla però, allora ancora Posmashny dentro per Biryukov, si fa largo, poi trova Chubenko, Posmashny, Chubenko e Posmashny, ma è fuori gioco. Però è una bella azione questa, a parte il Krasnodar. Rivediamo ancora l'esterno di Posmashny, poi sì, qui è al di là della linea del pallone Posmashny, adesso esattamente cosa sia il fuorigioco in questo torneo è un po' complicato da spiegarlo, nel senso che si tratta comunque, c'è anche una linea oltre la quale il giocatore non deve andare, indipendentemente dal fuorigioco diciamo originale, quello che prevede appunto di non essere al di là della linea difensiva, si può esserlo purché non si sia al di là di una linea bianca che c'è sul campo, qui in questo caso però era fuori gioco proprio perché Posmashny era da solo davanti alla porta, più avanti della linea anche del pallone, ma insomma. Intanto il tentativo ancora, il gol che arriva di Petrov, segna con il numero 4 al 21esimo il 3-0. E allora a questo punto Krasnodar che va a 6 punti in questo mini girone in cui ci si gioca la posizione dalla nona alla dodicesima, trova il gol, un bel gol a Petrov, gran destro, non ci arriva Forshaw, 3-0. E ormai insomma partita che è quasi finita, così come dall'altra parte con la Juve che vede il Paris Saint Germain avvicinarsi. Jones cerca Whitley.
ancora un pallone gestito, ma arriva il triplice fischio, allora 3-0 Krasnodar.